Questa sua nipotina aveva l'aria un po' troppo selvatica e indipendente. Ma fu subito affascinata anche lei da questa ragazza così particolare e ci sono lettere e testimonianze che attestano che provò subito simpatia nei suoi confronti. Il fidanzamento comunque viene annunciato. Sofia, il nostro sogno si avvera finalmente. Sei in errore, cara sorella. Errore, guarda, sta offrendo le sue rose a Nenè. Cara Sissi, permettimi, prego, di offrirti il tuo fiore preferito. Che cosa può voler dire? Che la piccola Nenè non sarà la sua fidanzata. Permetta la maestà vostra che in nome dei nobilissimi ospiti qui riuniti e quale loro decano, io presenti gli auguri più sinceri per il fidanzamento della maestà vostra con sua altezza reale la principessa Elisabetta di Baviera. Grazie, maestà. A lei il mio vivo ringraziamento. Questi fidanzamenti lampo a noi sorprendono un po' perché siamo abituati a ritmi molto diversi. Oggi i giovani, prima di arrivare all'impegno del matrimonio, vogliono conoscersi, vogliono frequentarsi per capirsi meglio, magari anche vivere un periodo insieme. Un tempo non era così. Intanto Sissi, nell'aprile del 54, riparte alla volta di Vienna per la solenne celebrazione del matrimonio. E questa volta è un viaggio trionfale a bordo di un lussuoso battello che naviga sul Danubio. Lungo tutto il percorso è un tripudio di folla. Arrivata a Palazzo Reale, Sissi viene presa sotto tutela dalla madre dell'imperatore, la zia Sofia, che la istruisce sull'etichetta di corte e deve imparare subito il complesso cerimoniale del matrimonio, che sarà una vera e propria rappresentazione. Non solo, ma dovrà anche imparare tutte le varie norme di comportamento che regolano la vita di corte. Per Sissi, abituata a una vita semplice e sportiva, certe regole appaiono subito anacronistiche e anche illogiche. Buongiorno, principessa. No, prego. Anche questo ora. Grazie, non ho più bisogno di lei, principessa. Perché offendi una dama di corte ritirando la mano? Perché non ammetto che una persona anziana baci la mano a una giovane? Devi allora sapere Pardon, che... Pardon, mamma. Posso farlo io? Sì, si vedi, il baciamano non ha nulla a che vedere con l'età delle persone. Dopo la celebrazione del matrimonio, tu sarai la prima donna dell'impero. E tutte le altre con quel baciamano intenderanno dirti che tu, come imperatrice, sei al di sopra di loro. Solo una donna in tutta l'Austria avrà il diritto di baciarti la fronte, invece della mano. Mia madre. Questo piccolo rito di sottomissione all'imperatore e all'imperatrice viene da lontano. Infatti non va dimenticato che per secoli tutti i sovrani in Europa regnavano non per volontà del popolo, ma per grazia divina. Il popolo non aveva alcun potere, alcun diritto, non votava neppure. L'investitura dei sovrani avveniva per diritto ereditario ed era la grazia divina a pervadere le loro scelte e le loro decisioni. Quindi era naturale, anzi doveroso, che tutti i sudditi
anche quelli di alto rango si inchinassero e baciassero le mani in segno di sottomissione. La cosa sconcertante è che anche gli eredi al trono di tenera età beneficiavano di questo rituale. Guardate queste immagini. Il bambino a cui tutti stanno baciando la mano è il figlio dello zar Nicola II. Ha solo 4 anni, ma dignitari e alti ufficiali già esprimono sottomissione a quello che avrebbe dovuto poi essere il prossimo zar di tutte le Russie. In realtà all'età di 13 anni sarà fucilato insieme a tutta la sua famiglia. Professor Lucio Villari, buonasera. Buonasera. Noi siamo un po' sorpresi nel vedere un bambino così piccolo cui degli alti ufficiali fanno il baciamano. Però era connotato al sistema, era dentro alla logica del sistema. Eh sì, ma questa è un'immagine estrema dell'autocrazia russa, ma la Rivoluzione francese aveva abolito la sacralità della figura del sovrano, ma in Francia con la Restaurazione, con Carlo X, ritorna questa immagine divina del sovrano. Quindi nell'Ottocento abbiamo visto anche a corte la superiorità del re, ma anche dell'imperatrice, perché sono personaggi che si situano al di sopra dei comuni mortali. Sì, qualcosa di sovrumano, ecco, questo è importante sottolinearlo, ma non è la divinità religiosa, è una divinità politica. E che conseguenze ha poi questo nel rapporto con la gente e con i sudditi? Cioè, crea, diciamo, una immagine di potere forse più forte, più intensificato del puro e semplice potere monarchico. Poi a metà dell'Ottocento, nel 48, arrivano i moti, le monarchie debbono concedere la Costituzione e cambiano natura. Eh sì, perdono sì, perché le monarchie costituzionali non possono essere divinizzate. E quindi cambia anche il rapporto che si ha con i sudditi. Però queste scene sono molto significative, abbiamo visto, di un mondo che poi è crollato, che è cambiato profondamente. Bene, finalmente arriva il giorno del matrimonio di Sissi e queste nozze sono veramente da fiaba. Che effetto si provava a stare nella folla e a veder sfilare la carrozza imperiale il giorno di un grande matrimonio? Beh, per scoprirlo siamo venuti proprio qui, nel Museo delle Carrozze di Vienna, perché è conservata quella usata da Sissi proprio il giorno del suo matrimonio. Eccola, ci troviamo davvero di fronte a un pezzo di storia, anzi a 2 volte un pezzo di storia, perché vedete, questa carrozza venne inizialmente costruita per Napoleone e la utilizzò quando si incoronò a Milano, quando venne in Italia, e utilizzò in quell'occasione una corona di ferro, la famosa corona di ferro che si trova a Monza, ed era presentata proprio lassù sul soffitto di questa carrozza. Ma poi Napoleone venne sconfitto a Waterloo e questa carrozza si trasformò in una specie di bottino di guerra che venne portato a Vienna e utilizzato a corte. Naturalmente vennero tolti poi tutti i simboli napoleonici e vennero aggiunti quelli asburgici, come per esempio quella bellissima corona imperiale. Ed è proprio con questa carrozza che Sissi fece il suo ingresso trionfale a Vienna e alla corte viennese. E a bordo c'era anche sua mamma. Ma il pezzo più bello di questa bellissima collezione di carrozze, di questo museo, è la famosa Imperialwagen. Era trainata da 8 cavalli bianchi provenienti dalla celebre scuderia di corte, la scuderia di Kladrup. Era stata realizzata nel 700, ma venne usata per molte generazioni proprio qui a corte per le cerimonie più importanti. Eccola. Questo è un capolavoro, un museo su 4 ruote. Ha dei dipinti del celebre pittore Wagenschön, i vetri sono di Murano e venne utilizzata da Sissi per l'incoronazione a Budapest. Questa carrozza però, così bella, aveva un grave problema, era troppo pesante, pesava addirittura 4 tonnellate e quindi avanzava a malapena a passo d'uomo. Per questo, quando bisognava portarla sul luogo di una grande cerimonia, bisognava prima smontarla completamente, trasportarla fino al sito prescelto e lì rimontarla per farle fare l'ultimo tratto solennemente.
L'Imperialwagen è solo il fiore all'occhiello di questo museo, ci sono molte altre carrozze e quasi tutte sono state usate qui alla corte viennese dal 700 fino al 1918. Su di esse hanno viaggiato principi e principesse, ospiti e dignitari di corte, ma soprattutto imperatori e imperatrici. Anche da morti.